Ti sei bloccato però. O ti sei bloccato o sei rimasto fermo veramente. Ah no. Ok. Detto cazzo. Benvenuti in questa nuova pausa caffè. Oggi non sono solo, c'è un ospite dall'altra parte, ma che scoprirete dopo. E quindi vado a lanciare. Aldo Ricci presenta Pausa Caffè. Pausa Caffè. Girano i dischi di Aldo Ricci. Eccoci tornati. Vi vado a presentare chi sarà con me oggi a fare questa breve chiacchierata e vi svelo che è il signor Paolo Baccolo. In realtà voi l'avete già scoperto dal titolo della pausa caffè, però mi piace fare questa cosa come se... Oh, e adesso ci sarà anche la cosa tipo, oh ciao, ma quanto tempo, ma veramente, come fanno in televisione tra l'altro, che si vedono dietro le quinte e poi quando arrivano sul palco, oddio, ciao, quanto tempo. Comunque, Paolo Baccolo, Ciao Aldo, quanto tempo, come Madò, stai? È una tutto vita bene? che non ti Tu? sentivo. Ehi, come stai? Ma proprio te, ma sei dimagrito, ma Hai mangi un visto? po'. Hai visto? Questo è il bello della... Comunque, lui è Paolo Baccolo, lascio a lui dire chi è, perché magari qualcuno non lo conosce, allora lascio a lui dire chi è. Anche lui fa il panettiere per il figlio quando va all'asilo, però adesso vi dirà che fa. Esatto, grazie delle domande a bruciapelo che non ho idea di cosa Se... rispondere, tipo cosa Sei faccio? bloccato, Grazie. ti sei appena frizzato. Vai, devi dirlo cosa fai, perché io voglio che tu dici che fai il Ciao, panettiere. cosa faccio? Faccio il panettiere, io faccio il panettiere, la mia faccia è quella di un padre di due figli che si è svegliato alle 5 anche stamattina, ieri alle 4, sempre così, quindi se mi vedete con l'occhiaia a pesta è questo, fondamentalmente, sono le 5 di mattina, 6, 7, non lo so più. Buongiorno. 8:26, Ciao. buongiorno. 8:26, buongiorno. Che faccio nella vita? Video. Video, Faccio fa video. video, fa video, fa video, fa Cose. video. Gente. E come ben saprete, utilizza Premiere. Sembra una cosa brutta detta No, così. allora non è brutta, però siccome tante volte noi poveri comuni mortali, perché voi che lo utilizzate anche come coach non avete problemi, non che invece siamo da quest'altra parte, ogni tanto abbiamo... Questa cosa è interessante, però, questa cosa è interessante perché io non ho mai problemi, gli altri, il resto del mondo, misteriosamente, Vedi? a me non va Vedi? questo, a me non va Secondo quello, a me me poi voi qui ed è qui ed è coach là. avete delle versioni no bugs, invece poi agli utenti c'è la versione con i bugs. Secondo me, noi Tichs, seguiamo delle regole basilari di buona educazione nei confronti di Premiere. Vedi, vedi? Per cui ci si schianta, perché ci si schianta anche a noi, ma con meno cattiveria, forse, non lo Vedete, so, non lo quindi so. comunque in maniera molto dolce ha detto che è colpa nostra. È sempre colpa È vostra, colpa è nostra, sempre, vedete? ma anche colpa mia. Quando succede, il problema è sempre fra il monitor e la sedia. Quindi siete voi, il Giusto, no, monitor giusto. e la Su questo sedia sono non d'accordo, sbagliano. che molto spesso è colpa di come si organizzano le Poi anche poi mia c'è cose. suoi, Sì, su no, questo su non... questo sono Sennò, d'accordissimo. Però, guarda, l'ho veramente... detto forse in 4-5 pause caffè fa, che ho detto che per un'azienda come la nostra, che lavora con 20 editor su multiprogetti, bla bla bla, la suite Adobe rimane ancora la migliore. Poi non lo voglio dire perché c'è Paolo, però... Non dirlo, Secondo non me dirlo. rimane ancora la migliore. L'ultimo progetto Quello che hai fatto di Mengoni? No, qual era? No, di No, Jovanotti. Mengoni è stato una passeggiata a confronto per alcuni aspetti. Quello di Quello di Jovanotti fatto Jovanotti. con Leando, Emi De Manuel, mitico, santo, pazzo, completamente. I love Leando. Comunque abbiamo lavorato in due per un mese quasi. Metà PC, metà Mac, metà progetto a testa, una timeline di 2 ore con miliardi di tagli, milioni di camere. Sì, due volte si sarà chiuso, ma una volta in export, una volta qui da me. Vabbè, in Expo ci può stare, quello è un progetto che durava un'ora e mezza? Quanto? Ti ho perso per un po'? Un'ora e mezza durava quel filmato? 2 ore e 20. Ah, 2 ore e 20. Vabbè. Ci può 2 ore e stare 20. che 2 magari su un export muoia, ci può stare. ore e 20, ma che poi in realtà l'aveva fatto. Questo è stato proprio l'ultima notte, l'ultimo momento, l'ultimissima cosa, dai, che dobbiamo esportare, dobbiamo attirare.
Paolo non va, non va, non va, Paolo non va. Poi alla fine in realtà andava, era andato. Beh, io ho avuto uno stesso problema quest'estate con un progetto che, progetto finito, perfetto, lancio l'export, si blocca, non si è più riaperto quel progetto. Poi ho dovuto fare, vabbè, il reset, bla bla bla, alla fine sono riuscito ad aprirlo, ma sono stato un paio d'ore nella crisi più totale perché non mi apriva gli autosave, non mi apriva niente. Vedi, queste cose mi fanno incazzare di Premiere, che se gli gira male... Ma manco l'autosave? Nemmeno gli autosave mi apriva più. Neanche l'autosave nel cloud? No, zero, zero, zero. Guarda, ho fatto una diretta all'epoca su sta cosa su Instagram e nessuno mi credeva perché diceva no, ma non è possibile. Ho detto ok, vi faccio la diretta, vi faccio vedere. Ho fatto la diretta perché non riuscivo a fare niente, dovevo esportare. Perché non me... Vedi, tu in queste cose poi non mi chiami. Eh no, ma tu c'hai la latenza, quindi non vale la pena, perché se ti chiamavo praticamente stavo già al progetto successivo, quindi... Perché dovete capire che quando scrivo a Paolo, oppure ci sentiamo, mi dice sì, sì, ti richiamo fra un po'. Quel fra un po' è almeno con una pausa di 2-3 giorni. Perché sai che io sto su. Io sto su. Lui sta al nord, quindi c'è la latenza, c'è il delay, esatto, esagerato. No, però è vero, certe volte ti fa incazzare sta cosa. Perché... E poi arrivano quelli sotto che usano Final Cut e ti dicono no, ma se usavi Final Cut queste cose non ti succedevano. Esatto, guarda, vedi l'espressione di silenzio, esatto, il silenzio, ma no, io lo sapevo. Ma perché in realtà io voglio bene a tutti, io voglio bene a tutti, sono le 8:30, sono sveglio da 4 ore, adesso non è per fare un momento pubblicità, perché chi se ne frega. Ma falla, ma è giusto, No, ma manco mi pagasse Adobe, ma magari mi pagasse Adobe per dire queste cose, invece manco mi paga, quindi... Però se schianta Premiere, come si schianta Final Cut, come si schianta tutti. Avid, come si schianta Final Cut X, è certo che se uno ha la macchina messa male, Premiere, Final Cut, Avid e compagnia bella, di solito sono soltanto dei... portano a galla i problemi che già avete, perché sono software che mettono al massimo, che tirano al massimo la macchina e l'hardware. Sono quindi... d'accordissimo. Ti ricordi che io avevo un Mac Pro... 64 giga di RAM, 12 core e Premiere girava uno schifo. E adesso ho un PC assemblato. Vabbè, è un PC assemblato con le contro bolas, però gira che gira. L'altro giorno ho fatto un export di un video da 4. Aspetta, il video aspetta, in dia. Aspetta. Aspetta, aspetta. Cosa importante? Video assemblato bene. Ah, beh, sì, certo. Sì. Che poi tanti mi dicono, vabbè, ma hai fatto un PC per gaming? Vabbè, ma chi l'ha detto che ci puoi solo giocare, se non ho capito. Esatto, certo, anch'io ci ho messo 2.1080, ho messo il mio e gioco, esatto, corsa. Tra l'altro a gennaio mi proveranno a installare la nuova TX, come si chiama, la TX, la no, le 2080, e sono curioso di vedere come andrà. E però tanti mi dicono però c'hai un PC che molti usano per giocare, e io ci lavoro. Cioè, giusto, e quindi? e quindi l'altro giorno ho fatto l'export del video in DR, 4 minuti e mezzo di video, anche bello complesso, in un minuto scarso di export. Ma sì, cioè se funziona, funziona, ed è tutto l'hardware, è l'hardware che fa. L'hardware ogni tanto è vero, giusto, cioè, anche ecco, per esempio, una cosa che mi manda in bestia è che alcune volte, non so se lo fa anche a te, e se non lo fa spiegami dove cacchio sbaglio, è che quando prendo dei file .wav, che cacchio vuole so, li prendo, li butto dentro, alcune volte è come se li manda a velocità, non lo so, li accorpa e si sentono a scatti. Cioè è come se salta dei frame della traccia audio e sono costretto ad aprirlo in Audition, esatto. Riconvertirlo e lo ributto dentro. Lì il problema sono gli audio. Vedi? A me la fa a volte sull'MP3. No, a me l'ultima volta l'ha fatto su Wave proprio ieri mattina. Lì... Allora, magari quello è banalmente la codifica del WAV di partenza o dell'MP3 o di quello che sia, gli manca qualcosa. Okay. Premiere magari è delicato. Anche proprio a certe volte. Guarda, adesso passa anche il gatto. Forse non ho detto niente io. Aspetta, non ho detto passa niente. Anche il gatto. Aspetta non che passa il gatto. Niente. Bellissimo, gatto, vediamo questa scena del gatto che... Vediamo il gatto che passa. Non sapevo avessi un guarda gatto a casa. Vediamo. In maniera molto... Guarda, è naturale. Aspetta, è naturale. Guarda, è naturale. Quindi tu sei un po' il Philip Bloom italiano. Sì. Tutti con questi gatti. Infatti Philip Bloom e PB sono le iniziali.
Eh sì. Come Paolo Baccolo. Eh sì, infatti, infatti. Tra l'altro, certo. Non so se lo segui su Instagram, ultimamente mette solo foto di gatti. Eh sì, ormai è ingattato. Sì, è diventato... Su 40 post, 38 so gatti. Poi ogni tanto si ricorda che deve fare qualcosa anche con l'attrezzatura. No vabbè, comunque, cioè, scherzi a parte e chiudiamo la parentesi. Scherzi a parte. La parentesi premier. Probabilmente l'audio è la parte... di tutto quanto la parte dell'audio, che l'audio è strano, la parte su cui ti delicato, perché questo, un audio che gli fa casino, magari poi ti fa casino da lì anche nell'export, quella roba dell'MP3 riconvertiti tutti in WAV, il conforming eccetera, è una perdita di tempo a volte, però magari è quella cosa che ti porta sulla lunghezza a essere più stabile. D'accordissimo. In progetto lungo comunque. D'accordissimo. Fatte queste cose. E alcune volte, e questa so sempre cosa è successo l'altro giorno, è che per esempio non esportava un video perché gli dava fastidio un effetto audio. Senza un, cioè lo leggeva, no, guarda, stava in timeline. Successo anche l'altro giorno. Stava in timeline, quindi tutto a posto, un video di 20 minuti. Si bloccava l'export per una clip, per un, che cazzo era, un rise, mi sa che era una salita leggera di 3 secondi, lo leggeva, perché quindi il Premiere lo leggeva, però si bloccava, ho dovuto convertirlo su Audition, ributtarlo dentro e è andato l'export. Però sono tutto andato a tentativi. Su tutto il pannello dei nuovi Essential Sound, che è molto bello, lo stiamo usando, non tantissimo, ma alcune cose le stiamo utilizzando, tipo le automazioni su il talk cover, su quando fai un'intervista lunga che mette la musica sotto e fa da solo, quella è tanta roba. Sì, sì. A noi ci ha fatto un po' di casino, però. Il talk cover automatico? No, proprio gli effetti di emozione del disturbo. Ok. È che purtroppo, non so se ci abbiamo fatto caso, che alcune volte all'inizio della traccia non pulisce e poi inizia a pulire. Poi inizia a pulire dopo, sì, fate anche quello. Ma infatti queste qua sono cose che adesso piano piano già le si stanno risolvendo nelle beta. Infatti è uscito un altro aggiornamento, mi sa che ho visto male. Mi sa che è uscito in questi giorni. Ma hai visto il ProRes? Hai visto il ProRes su Windows? Ma sulla 13.0.2 è uscito? Ah, tra l'altro sai che mi hanno chiesto l'altro giorno, sono andato in crisi perché non lo conoscevo come tipo di codec, HAP. Che è un equivalente del QuickTime, da quello che ho capito. Sì, adesso volendo gli potresti dare... Ah, se ti chiedono un HP, boh sì, daglielo, lo si riesce a fare. Eh sì, a noi un cliente, ma pure grosso, cioè un cliente con cui lavoriamo, Unicredit, lo posso dire, non è segreto, e ci ha chiesto sto HP. E io ho detto, guarda, giuro, scusate, ma non l'ho mai sentito, ve lo faccio, se si può fare, vabbè, siamo riusciti a farlo. Però... tra l'altro su Windows o lo facevi da After Effects, quindi prendevi il progetto, lo buttavi su After Effects, se no l'abbiamo fatto su, noi l'abbiamo fatto su iMac, perché su Apple è nativo prima, su vabbè, come sì, era come l'Apple ProRes su Mac, che non c'era su Windows, stessa cosa. Ma adesso c'è dalla 13.2.02, ti perdo proprio in questi momenti importanti. Dalla 13.0.2 è uscito, possiamo esportare l'Apple, ecco, quindi adesso c'è una bella notizia anche per voi, quindi potete esportare in Apple ProRes anche da Windows. Se vi siete persi questa, ragazzi, tutti a casa vi mando tanta roba, questa è tanta roba. Io non l'ho, il momento game changer, io non l'ho ancora aggiornato perché aspetto sempre qualche giorno di anche una settimana, ecco, anche una settimana, anche due vedi, quindi anche un mese, e quindi sta bene là, mi piace, ci vediamo anno nuovo, sì, però ne riparliamo. È nelle novità, cioè forse è quella che è passata più, nessuno l'ha detta. Infatti non l'ho mai, cioè, questa cosa non l'ho sentita, Adobe, infatti. Sui siti, non so, da 5D Wanagana a Videomakers a Video Creation Wana, perché proprio qualche settimana prima Apple diceva, ragazzi, ciao con i vecchi supporti dei vecchi codec 32-bit, ciao, noi vi salutiamo qui. Adesso invece Adobe ha detto, sai che c'è, possiamo fare il ProRes da Windows. Ci sta, è tantissimo. Era ora. Perché e se tanti un giorno daranno la possibilità. Ah, no, vai, continua. No, tanti non passavano a Windows semplicemente per questa per roba. ProRes. Perché sì, magari tante case ancora di distribuzione ti chiedono per forza il ProRes. Tu gli mandi il Cineform, non lo vogliono. Allora devi inventarti il Anche perché è pure più pesante il Cineform.
più o meno sia lì, ma non è tanto una questione di pesantezza, che comunque è proprio tipo di codec. Massima, è un sì. contenitore, un codec, tutto quanto, il pacchettone. Su Windows adesso puoi fare ProRes vero, nativo, supportato. Tanta roba, questo è interessante. Questo è interessante, non lo sapevamo, adesso lo sapete, quindi mi raccomando, segnatevi questa cosa. E potete fare anche l'HP, perché ho visto che tramite un aggiornamento di codec potrete fare anche l'HP. Quindi se vi interessa l'HP, se una coppia di sposi vi chiederà mai mi esporti il matrimonio in HP, glielo potete fare. Ma te l'ha chiesto per il Digital Signage, credo. Digital Signage, Eva? Sì. E tu hai provato DaVinci Resolve? Sì. Che ne pensi? Che è il vero concorrente. Esatto, sono d'accordo anch'io. Cioè, lo vedo quello più prossimo ad avvicinarsi a... Il problema è che io lo volevo provare, volevo far venire Andrea Vassalini, che tu lo conosci, qua per fare una settimana di test, perché lui mi ha detto: Aldo, se vengo ti faccio passare sicuro a DaVinci. Gli ho detto: facciamo sta sfida, c'hai una settimana di tempo, vieni qua, mi convinci a passare a DaVinci. Però quello che ho paura, perché ce l'ho DaVinci installato, è che ancora non è una suite, cioè ha tre parti importanti, perché, esatto, perché comunque c'è la parte di montaggio, la parte di audio, la parte di color, che alzi le mani, però poi il resto, se devi fare una grafica, devi aprire After Effects, devi aprire Photoshop. Ma c'è Fusion dentro. Sì, è come Final Cut, che c'ha, come si chiama Final Cut? Vabbè, Motion, Fusion è tantissimo. Motion? No, Fusion. Perché se parli con quelli, se parli con quelli che usano Final Cut, ti dicono: ma noi usiamo Motion per fare le grafiche. No, vabbè, però Fusion come posizionamento è anche più alto di After. Però sì, è più complesso. È compositing, vero Fusion. È un'altra cosa, è un'altra cosa. Dire che After fai compositing, sì, c'è chi lo fa e chi lo fa molto bene. Ma non nasce per quello. After è grafica, esatto, videografica. Esatto. Che è quello che serve, per esempio, a noi serve videografica. Basta. Cioè, e quindi ho questo timore. L'integrazione è Adobe su quello vince, non perché è Premiere, ma perché è Suite, perché è pacchetto. Perché è quello che dico sempre, anche con quello che dico sempre. I template grafici dell'Essential Graphics, se li avete usati, integrazione Premiere, sì, perché è molto di più del Dynamic. Lo stiamo utilizzando tantissimo, stiamo utilizzando per esempio delle grafiche animate su After e poi rese modificabili su Premiere, quindi alcune cose anche un editor che non sa usare After Effects riesce a gestire tranquillamente, perché con l'editor su Premiere riesce a gestirle, e questo grazie a Grafica Essenziale. Il mix tra After Effects e Premiere è diventato tanta roba ormai, tanta roba. Poi sicuramente DaVinci, ma io sono solo contento che ci sia DaVinci, perché così Adobe si sveglia. Certo, alzi il tiro, è ovvio. La concorrenza fa sempre. Adesso bene. Adobe, ma sì, ma Premiere si era un po' fermato, adesso anche lui piano piano aspetta che ragazzi, ma c'è anche DaVinci, ma ci sono quegli altri, davvero? Certo. Sì, partiamo anche noi adesso. Infatti non si è mai preoccupato di Final Cut quanto di DaVinci, secondo me. No, Final Cut non è mai stato un competitor, un competitor. Avid è per la sua strada, che ci sta, e abbiamo fatto anche degli eventi Avid e Adobe. Ah. Ne ho uno a inizio anno, ne avevo un altro. Quest'anno ne abbiamo fatti o tre o quattro eventi insieme? Avid, Adobe. Ah. Sì. Okay. Ma perché ormai si parlano abbastanza bene. Avid è comunque nel suo core business, c'ha quelle robe lì. Adobe può rispondere a tante altre cose, e di mezzo c'è l'hardware di Avid, il suo sistema di storage video, che comunque ha performance altissime. Certo. Final Cut è Apple stessa la prima che ha tagliato le gambe un po' a tutti, perché il computer non ne tira fuori. Sì, tira fuori il portatile con l'i9. Bello, bello. E poi? È il Mac Pro? Esatto. Ah. No, io guarda, l'iMac Pro, secondo me, è solo spendere soldi, secondo me. Perché... L'iMac Pro? Sì, secondo me sì. L'hai provato? No, non l'ho provato, ma ho paura di ritornare al mio vecchio Mac Pro.
Allora, io ammetto che l'ho provato bene, due clienti amici ce l'hanno, e lui, è la prima volta che ho detto, dopo tantissimo tempo, però, sono tornati. Però quanto costa quel sottornati? Allora, costa, non prendi il base naturalmente, Certo. prendi il base un po' più potenziato, alla fine costa intorno ai 5,5, quasi 6. Però torni ad avere un sistema chiuso. È un sistema molto chiuso, è un monitor Esatto, lucido. che non è assolutamente affidabile. Esatto, perché quando io mi ricordo quando avevo l'iMac era tutto bello, poi lo vedevi su un altro monitor e dici, oddio, che cazzo ho fatto? Allora, se ti accontenti, tra virgolette, di avere un monitor lucido, l'iMac 5K, L'iMac l'iMac Pro, Pro. Però boh, sì, oggi ho perché no? paura di tornare al sistema chiuso. Cioè, io è un anno e mezzo che ho il PC qua. Questa pausa caffè eccezionalmente è offerta da Pandori Paldoro. La stessa ricetta dal 18 settembre 1986. Solo burro, zucchero, uova e metallo prezioso. Regala anche tu Paldoro. Puoi trovare il tuo Paldoro nelle città di San Cataldo, Castaldo, Ribaldo, Corinaldo e Avezzano. Paldoro, solo per gente ricci. Fai swipe up, usa il codice Spavaldo e acquista il tuo Paldoro in saldo. Pausa Caffè vi augura buon Nataldo. Ti piace, Cioè, viene, mi cambia schede video. C'è un eh? Ma perché sei problema. coatto? Perché sei coatto come me? Sei un cafone? Sì, cioè, siamo tamarri dentro. E purtroppo, capito, questo è molto Fast and Furious. E quindi, poi i LED, cioè, vuoi mettere i LED? Al Mac, dove li metti i LED? Invece, qua, capito, c'hai questo. Anche quando lavori al buio, c'hai sta luce che ti accompagna. Capito? Poi, non ho ancora messo l'affreddamento al liquido, ma vorrei mettere l'affreddamento al liquido. Per fare un po' lo. Vedi, mettimi l'affidamento al liquido sulla Mac Pro. Te Mettimelo. lo Io devo voglio dire che vedere i ci vivono. tubi che escono da Sui fuori. Mac Pro, ultima generazione, erano raffreddati a liquido. Ah sì? No, non il cilindrotto. Eh sì, Sì, il Mac Pro, soltanto. quello con le maniglie. Ok, era raffreddato da liquido? Una delle ultime generazioni, una delle ultime versioni, prima di passare a Intel, erano raffreddati a liquido. Vabbè, là per esigenze, cioè, proprio di raffreddamento. Sì, Immagino che ma raffreddamento a scaldava. liquido alla fine il raffreddamento a liquido funziona. Ce Certo che l'avevo. funziona. A me funziona, cioè io ho soltanto il processore, la scheda madre raffreddata a liquido e già basta, devo dire. Perché io, per esempio, adesso sta a 40 gradi. L'estate, quando faccio export particolari, non supero mai 70, quindi comunque va bene. Però voglio mettere raffreddamento a liquido. Ti faccio Ma quest'ultima sulla domanda macchina? sulla No, macchina, sì. sulla Giulia? Tra l'altro tu fai il tamaro con la BMW, quindi per favore. Quindi Vabbè, non abbiamo il tasto macchine sono perché già di anche punto lì con siamo quella abbastanza nuova. tamari entrambi. Sono già Un'altra pronto ne hai con quella presa? nuova. No, Sì? hai visto quella nuova, la serie 3? Ah, l'ho vista, sì. Eh sì. Però guarda, e qui potremmo aprire un dibattito sulle macchine e poi ne facciamo Ma una. perché parliamo di computer Infatti, e di dovremmo cognac? Parliamo di macchine. parlare di macchine. Non so se. Vabbè, ma chi ci segue Infatti. tanto è la stessa cosa perché abbiamo iniziato a sentirci con Paolo quando. O meglio, abbiamo iniziato a vederci fisicamente quando io avevo la Mercedes, la GLK. Lui GLK. aveva la. Tu avevi che cazzo. C'avevi l'Audi all'epoca. C'avevi Mamma, avevo l'Audi la 3, bravo, la 3. la 3, L'A3 col la volante già GLK, la tagliato, io macchina invece più avevo ancora brutta col che abbia volante mai tondo. fatto, Eh sì, e poi lui. Io. Eh no, ci La siamo persi per un GLK. attimo. GLK era uno schifo come aerodinamica perché c'aveva un coefficiente che era 2000 perché era un bagarozzo quadrato, però mi era piaciuto perché c'aveva i cerchi da 20 e quindi presi quella macchina. E c'aveva il tettino tutto apribile, quindi avevo fatto quel connubio. Dice, me ne frego della carrozzeria, però c'hai i cerchi grandi e il tettino. E poi Caffone. l'anno dopo presi Serie la C. serie C, bellissima. Però Paolo mi prendeva per il culo perché non c'avevo il volante tagliato, che lui invece aveva avuto con la CLA. CLA. CLA, CLA, Shooting Shooting Brake. Brake.
che tra l'altro c'avevo un amico mio che aveva la stessa, Stefano. I'm gay. Ragazzi, io vi giuro, ne ho provate tante di macchine in questi anni di collaborazioni con tante aziende. Il suono più bello di una macchina, ovviamente, che non parliamo di una macchina che costa 200.000 euro, che ovviamente i suoni cambiano, ma il suono della CLA 45 Menghe era qualcosa di assurdo. Su una macchina di quel genere era qualcosa di assurdo. Ogni cacchio di cambiata c'aveva quella scoppiettata favolosa, favolosa. E poi io ho preso la Giulia perché quest'anno volevo fare un cambio drastico. Tutti mi hanno detto: no, la Giulia no, la Giulia no, è una Fiat, è una Fiat, un par di palle, è una Fiat. E Paolo è passato al lato oscuro delle tedesche. Non tornerò indietro. E non tornerai indietro. Non tornerò più indietro. Io, guarda, no. Di BMW ho paura dell'interno. Ho provato l'M3. Quella dorata, era l'M3 quella dorata, l'M4 due anni fa, e era bellissima, favolosa, si guidava da Dio, ma è bello solo se guardi avanti, quindi c'hai i LED sul volante, cruscotto bellissimo, guardare solo però quelli. Appena te giri vedi la stessa BMW che c'aveva mio padre 20 anni fa. Ma chi se ne frega? Anch'io ero preoccupato di quello, perché anche mio padre aveva il 318 e diceva: no, non posso salire nel 318 di nuovo. È ancora il 318, mi sento molto a casa, però come la guidi, come la butti di traverso. No, è quello. Ciao, il problema Giulia. È che devi Ciao. Anche saper guidare con macchine del genere, perché io mi ricordo che la classe C, che era pozzerio, perché questa è la mia, era Q4, quindi si autogestisce lei quando vuole, ma la classe C, se non la sapevi guidare sul bagnato, era meglio non uscire. Ecco, è tornato. E la BMW uguale, perché le macchine a trazione posteriore o le sai guidare, e quindi c'hai, da noi si dice... Io tolgo l'elettronica. C'è il manico. Fatto il corso apposta. Vedi, e tu hai fatto pure il corso, tra l'altro. E tra l'altro, quest'anno mi hanno invitato a fare il corso qua a Binetto della Mercedes AMG Academy, là come cacchio si chiama, e non c'ero, sì. Non ero disponibile, non potevo, lavoravo. Di lavori troppo. L'anno prossimo, l'ho già detto, datemi la data appena esce, che bloccherò tutto, perché ci devo essere. Ultima domanda, perché però se no ti lascio andare, perché abbiamo detto ci facciamo passare 56 minuti, sì, staremo poco, già mezz'ora. Sì, certo. Ultima domanda. Ho parlato di niente. La camera. Perché basta parlare di macchine, perché sennò poi ci dicono che parlate di cazzate. Anche se io sinceramente avessi, non lo so, 100.000 euro buttati qua sopra, dici che cazzo ti compri? Una Red o una macchina? Una macchina. Ecco, tutta la vita. La camera, non la macchina. La camera che hai usato quest'anno, quindi la camera che eleggi al numero posto per compromesso tra costo, qualità... Facile. Io lo so, tanto, dai. Che è quella che tra l'altro mi sta riprendendo, immagino. Dillo. Ecco, dove sei. Sì, il C200. Vedi? C200. C'è poco da fare. Vince la C200. Non è la migliore. Ma non è vero, cose. Perché io uso la 7S2. Ragazzi. Va bene. Non ce n'è. Non ce n'è come, non è la come fascia di cose, non fa... sì sicuramente non fa slow motion, esatto, purtroppo sullo slow motion Canon continua a fare cazzate chi se ne frega. E non riesco a capire perché si fermano a sto cacchio di 120. Io ho fatto un lavoro, adesso non diremo niente di questa cosa, però avevo bisogno di uno slow motion vero, eravamo in studio, fortunatamente dovevamo riprendere una scena con più di 120. iPhone. Ah, beh, certo. Mi sembra giusto. iPhone. Fatto con l'iPhone, illuminato. Sì, che tanto, esatto, se lo illumini bene, io ho visto cose che fanno paura, quindi. Sì, sì. Fatto, tenuto sui supporti. È una situazione in cui si poteva fare. Il cliente l'ha visto. Perfetto. Ci credo. Perfetto. Questa dimostrazione che non c'è. Vabbè, basta, io ti lascio andare ai tuoi gatti e... No, continua, perché stavi dicendo che la dimostrazione del fatto che ho fatto una pausa caffè proprio l'altro giorno, dove ho spiegato che noi siamo fortunati, che ci possiamo permettere di andare in giro con uno zainetto e fare lavori da paura, quando invece magari, ma anche 6 anni fa dovevi andare in giro con 6 zaini per fare la stessa cosa.
tu sei giovane, non hai cominciato col beta. E infatti, con le batterie, e infatti io mi sono fermato alla batteria a parte. Non sono andato troppo indietro, cinturone. Perché ovviamente là poi voi più anzianotti avete vissuto anche cose un po' più drastiche delle nostre, quindi oggi non si rendono conto di quanto sono fortunati. Io sono ancora con la camera a spalla. Vedi. Non ce n'è. Vedi. Non ce n'è. Vabbè, approcci. Allora, questa pausa caffè loro la stanno vedendo e sarà il giorno, perché l'ho già programmato tutte quante, questa qua uscirà venerdì 28, quindi comunque possiamo fare gli auguri, vedi, di Buon Natale passato, di Santo Stefano passato, anche a te famiglia, quindi sarà la risposta. Anche a te famiglia. E possiamo dire che fate a Capodanno, perché possiamo... Che fai a Capodanno? Io un cazzo spero, perché a Capodanno, perché sta cosa che a Capodanno bisogna fare qualcosa? Chi l'ha detto? C'è una legge. Cioè, perché a Capodanno? No, i video li farò oggi. Allora, oggi che è il 21 dicembre, siamo registrando la pasta pasta caffè. Alle 10:30 devo andare a registrare la recita di mio figlio a scuola. Gli hanno chiesto un consiglio, ecco. Per tutti i genitori videomaker: mantenete un profilo basso, imparate da me, tenete un profilo basso, dite sempre a vostro figlio che cosa fa papà? Papà fa dei video, lavora qui, lavora e là. E così è stato, perché le maestre, profilo basso, le maestre bastarde, gli hanno detto: Anthony, che lavoro fa papino? E Anthony gli ha risposto: il filmmaker, gli ha detto. E dai, perché ci serve per fare la ripresa della recita. Aldo Cugino Ricci. Esatto, oggi vi farò vedere. Ma poi li vendi fuori, i DVD? Li vendi già? No, che poi mi hanno detto, ma poi ce lo puoi mettere su un CD? Li vendi? Poi li vendi, 5 euro. Ma quale CD? Ma che CD? Che CD? Ho detto, ti metto il file, ve lo scaricate, che CD? Ah, vabbè. Senti, 5 euro. Madonna, 5 guarda, euro. Lascia stare. Guarda, oggi ci avrò la tachicardia peggio di quando vado a fare un lavoro per un'azienda milionaria. Guarda, lasciamo stare. Vabbè, senti, abbiamo detto 33 minuti di cavolate. Spero che siano state interessanti. Ci vediamo alla prossima pausa caffè. Grazie, Paolo Baccolo. Però è il vuoto che interessa. Queste sono le cose che interessano. E basta. Grazie, e ci vediamo alla prossima pausa caffè. Ciao. Girano i dischi di Aldo Ricci.